Il rapporto tra noi ci conosciamo veramente ormai da 20 anni, quindi siamo come Raimondo e Sandra, insomma, come erano loro una volta. Litighiamo sempre per ogni cosa, però poi alla fine siamo come fratelli, quindi... E credo che 20 anni siamo andati avanti perché siamo sempre stati noi stessi, cioè nell'hip hop questa è la cosa principale, essere se stessi, raccontare sempre la realtà che ti circonda, non raccontare mai stronzate perché poi comunque la gente... le sente, lo vede quando non sei quello che dici, quindi l'hip hop veramente è raccontare la realtà. Noi abbiamo sempre raccontato la nostra realtà, infatti tanti nei 20 anni hanno detto ma i Flaminio sono cambiati, quelli i primi Flaminio erano diversi, grazie al cazzo, c'avevamo 20 anni, poi uno cresce da 20, c'hai 25, da 25 da 30, 30, da 30 a 35 e tutti ben sanno che insomma a 20 anni c'hai dei problemi, a 30, 35 ce n'hai altri. Quindi ovviamente uno cambia proprio, ma perché cambia nella vita ovviamente, quindi è cambiato il nostro stile di rap, nel senso che prima eravamo più incazzati, più hardcore, ma perché avevamo 20 anni, ovviamente crescendo abbiamo cambiato un po' il nostro stile di rap, però sempre rimanendo noi stessi, cioè sempre raccontando la nostra realtà, non ci siamo mai inventati niente, ecco. No, è bello suonare con loro, andare in giro, nel tunnel, è molto molto divertente, anche perché insomma lui è bravissimo a suonare, specialmente i citofoni, poi scappa velocissimo, è il primo a scappare, vero? Sì. È quello, sì, insomma si diverte, insomma poi c'hai questa cosa che ci conosciamo da un bel po' di tempo e quindi... È come se stai suonando a casa con amici tuoi, l'unica cosa che è diversa è che vedi un po' di gente davanti a te, ecco. Quindi... Veramente quanti anni c'avevi quando ci siamo conosciuti noi? Teri, veramente c'avevi manco 15 anni, lui c'avevamo 12 anni c'aveva. Noi eravamo già spacciatori, noi eravamo già dei criminali, vabbè lui.